Il senese Duccio di Buoninsegna ha dipinto nel retro della grande pala della maestà per il Duomo di Siena le storie della passione. In un unico pannello troviamo la lavanda dei piedi e l'ultima cena. Con l'arte gotica viene ritrovato il senso narrativo e Duccio in questi due episodi lo dimostra aggiungendo la sua peculiare capacità di cogliere diverse espressioni, atteggiamenti e dettagli che danno vivacità al racconto. Anche la ricchezza della gamma coloristica imprime alle scene una nuova naturalezza. Inoltre, in entrambi gli ambienti interni che propongono un'architettura trecentesca, l'artista dimostra il tentativo di aggiornarsi sui nuovi valori spaziali di Giotto. Se nella lavanda dei piedi colpiscono le differenti espressioni degli apostoli e la naturalezza con cui tolgono i calzari, nell'ultima cena l'attenzione va sulla tavola imbandita con pani, pesci, bicchieri di vino e al centro un maialino da latte. Gli apostoli sono disposti in entrambi i lati della tavola, alcuni di spalle danno senso di profondità e viene completamente abbandonata la ieraticità bizantina. Questi due episodi fanno parte delle 26 storie della passione e resurrezione di Gesù, nel retro della grande pala di Duccio di Buoninsegna per il Duomo di Siena. L'opera eseguita tra il 1308 e il 1311 è una tempera su tavola che si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. Duccio di Buoninsegna from Siena has painted on the backside of the big majesty altarpiece placed in the Cathedral of Siena the stories of the Passion, and in a single panel we can see the washing of the feet and the Last Supper. Laizi Siena da Duccio di Buoninsegna, Zai Siena da Jiao Tang Li. Hui hua le Yesu Shonan Ji de Gu Shi, Yesu Wei Men Tu Si Jiao He Zui Hou de Wan San.